Salve a tutti, sono Don Antonio, collaboratore parrocchiale del Santuario Maria Santissima Assunta in Cielo in Casandrino e con voi vogliamo trascorrere in maniera molto breve la storia sull'Assunzione di Maria Santissima. Maria compare per l'ultima volta nei testi canonici della Chiesa, in particolar modo nel Nuovo Testamento, negli Atti degli Apostoli, la quale la possiamo contemplare in orazione solenne insieme con gli Apostoli nel Cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo. Questa è l'immagine esplicita della Pentecoste. Ma su Maria troviamo riscontro anche negli altri scritti apocrifi, cioè quei testi non canonici, non entranti nel canone della Chiesa, e in particolar modo nel Protovangelo di Giacomo e la narrazione di San Giovanni il Teologo sulla dormizione della Santa Madre di Dio. Il termine dormizio è il più antico che si riferisca alla conclusione della vita di Maria. Questa celebrazione venne decretata per l'Oriente nel VII secolo con l'imperatore Maurizio e fu introdotta anche a Roma nello stesso secolo da Papa Sergio I. Trascorse un altro secolo prima del passaggio dal termine dormizione a quello di assunzione, che è più appropriato. Il dogma dell'Assunzione di Maria Santissima fu pronunciato in maniera solenne e definitiva da Papa Pio XII nel 1950, contemplando Maria, regina degli angeli e dei santi, immune da ogni peccato. La Vergine Santissima è la mulier amicta sol, la donna rivestita di sole, immagine della Chiesa, il preannuncio di ciò che saremo nella comunione eterna con Dio. Ella è la nuova Eva unita al nuovo Adamo che è Cristo.